Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un altro video speciale di Nancy Assaggia. Sì, mi è arrivata un'altra box di snack. Allora, la box in questione mi arriva dal sito www.japanesetreats.com. Vi lascio il sito sia qui che in info box. Questa box mi è arrivata veramente in fretta, in soli 5 giorni forse. Ho una settimana o 5 giorni. Questa box viene al mese 22 dollari, però io ho già sbirciato e ci sono delle cose veramente carine che non vedo l'ora di provare. 12 snack che sono comunque abbastanza per una box di 22 dollari e che mi è arrivata solamente in una settimana, 5 giorni. Quindi dentro troviamo le Calbi, la prima cosa che ho preso. Sì, Sapporo Potato, sono delle patatine gusto appunto pomodoro, carota, cipolla. Allora, il sapore è molto... è buono! Allora, sono molto buone perché sono molto friabili, però personalmente non sento i gusti delle verdure. Non so se essere contenta oppure no, perché a me le verdure non mi piacciono, però sono molto buone. Alle Sapporo Potato Calbi do 5. Sì, sono molto buone, forse mangiandone di più si sentirà più il gusto, poi magari vi farò sapere, però così veramente sono molto buone. Poi un altro snack che troviamo dentro è l'Umaibo, quindi alle verdure, anche questo alle verdure. Poi dentro troviamo queste, che sono credo delle caramelle di questa marca Milky, molto famosa in Giappone. Sì, sì, sono delle caramelle, il gusto non c'è scritto, però poi le proverò in un video assaggi. Poi dentro troviamo questo che mi attira tantissimo, perché c'è scritto che sono delle sorte di wafer con una crema morbida dentro. Allora, il wafer in questione è molto normale. È buonissimo. Sono semplicemente dei wafer con la crema al cioccolato dentro. Questi snack si chiamano Bourbon. Sono molto molto spiziosi. Quindi alle Bourbon do 5 su 5. Buonissimi. Dentro troviamo anche questo che è Walking Stick Chocolate. Sì, praticamente è una... come si chiama? Un bastoncino di zucchero di plastica in cui dentro ci sono queste palline che dovrebbero essere al cioccolato. Magari le metterò su qualche dolce, ma non le proverò oggi. Dentro c'è anche questo, quindi un altro wafer con la crema dentro, però questa volta credo ci sia appunto il cioccolato bianco. Poi dentro troviamo anche uno snack dell'Oreo e questo veramente non vedo l'ora di provarlo. Qui c'è scritto granola chocolate bar. Ah, è stata praticamente... questo snack è stato rilasciato in Giappone solo il 9 febbraio. Quindi proviamolo. Così è appunto lo snack nuovo, forse. Allora, lo snack si è spezzato. Fa odore di cocco. Sembra il biscotto dell'Oreo sbriciolato con una crema dentro, sopra e la glassa bianca. Io sento il cocco. Non vorrei dire una cavolata, però io sento il cocco. È molto buono. Cerchiamo cosa vuol dire granola. Allora, non me lo traduce il traduttore, però si chiama Oreo granola, non lo so, però è molto buono, quindi do 5 su 5. Poi, ancora non è finita qui, troviamo dentro un lollipop che credo sia l'arancia, perché appunto sopra c'è l'immaginina dell'arancia, forse è ispirato a un drink che era molto popolare negli anni 50 in Giappone. Poi dentro troviamo una cosa molto, non so, non si capisce. Allora, è tutto popolare in Giappone, qui c'è scritto che è probabilmente il più popolare adesso questo snack, e che dovrebbe essere appunto al cioccolato, quindi apriamolo. Ok, assaggiamolo. Buonissimo. È molto buono questo snack, mi ricorda i biscotti Togo, non so se li conoscete, però credo che fuori sia cioccolato al latte, dentro cioccolato, tipo biscotti cioccolato fondente, e poi ci sono appunto i biscotti.
questo era veramente buono. Vi ridico come si chiama. Si chiama Black Thunder. È veramente buono, buonissimo, mi è piaciuto tantissimo. Quindi a questo do 5 più, perché è veramente buonissimo. Poi dentro troviamo le pick up, che credo siano delle sorta di patatine light fluffy corn. Sono della Magi, quindi speriamo che siano buone, queste le proverò in un prossimo video assaggi. Poi dentro troviamo, per la mia felicità, una barretta di cioccolato, è milk, quindi dovrebbe essere cioccolato al latte perché c'è scritto milk chocolate. Buono, io amo il cioccolato, se non si era capito, ed è della Lotte, la stessa marca dei koala no maki, non so se li conoscete, sono quei biscottini koala con faccine tutte belline, tutte diverse, con il cioccolato dentro, ed è appunto della stessa marca di questa barretta. Poi dentro troviamo i pretzel, che cosa carina, della Glico, quindi sono della stessa marca dei Pochi, credo, dei Pochi Panda, almeno quelli. L'ultimo snack, e sono molto curiosa perché ho già provato le Choco Balls al caramello, quindi dovrebbero essere tipo, sì, all'arancia, alla banana, al mango, all'ananas, alla pesca. Io non vedo l'ora di provarle. Datemi un martello, che cosa devo fare? Voglio dare in testa a chi non mi... Ops. Allora, ce l'ho fatta. Sono tipo arancioni, pastello. Allora, la cosa brutta forse è che siccome sono tutti uguali non capisci di quale gusto stai per prendere. Però io ho preso sicuramente la banana perché è fortissimo. E poi forse il primo è alla pesca. Non so perché gli snack alla pesca giapponesi non mi piacciono. Io però preferisco quelle al caramello e quelle al cioccolato ovviamente. Quindi a queste Choco Balls, ovviamente è un gusto personale, do 3. Sì, magari proverò a dargli un'altra chance. Però non amo i frutti esotici tipo ananas o mango, oppure pesca e arancia con il cioccolato bianco, perché la copertura è di cioccolato bianco. Non lo so, ha un contrasto troppo strano. Però appunto vorrei dargli una seconda chance. E niente ragazzi e ragazze, il video assaggi, recensione di questa box finisce qui. Io vi lascio il link di Japanese Treats in info box, dateci un'occhiata se volete. Però questa box appunto mi è piaciuta tanto perché ci sono tanti snack particolari e non vedo l'ora di provarli in un prossimo video assaggio. Un bacio e al prossimo video, ciao!